Maurizio Valentini, ci racconti un po' il percorso, che cos'è, diciamo, gli obiettivi e finalità di questa Retesa. Buongiorno, Retesa, acronimo di Excellentia Superior Animus, è una rete che ha 2 anni di attività, opera a livello, diciamo, giuridico come rete contratto e è nata dall'esigenza di imprenditori del territorio, in particolare da 2 persone, il dottor Vincenzo Speghini, presidente scientifico della Retesa, e il dottor Ubaldo Salomoni, che è ex, fra l'altro, sindaco anche e consigliere regionale di Monghidoro, per la valorizzazione della salute dell'uomo, quindi tutta la fitocosmetica e tutta, diciamo, la biocosmetica, quindi l'aspetto del territorio nella salute della pelle, e l'aspetto della filiera dei grani antichi, quindi il farro, il miglio, le segale, quindi più o meno quello che adesso si può anche identificare nel distretto del biologico dell'Appennino bolognese, che è in questo momento dentro ad Alcenero come ente ospitante a Monte Renzio. Retesa però beneficia, diciamo, di un mio excursus professionale pregresso. Io sono procuratore legale della rete, quindi sarei manager di rete. Il mio compito è appunto di organizzare la rete che sia efficiente ed efficace. Avendo io fatto 25 anni di Confindustria Metalli e 21 anni e mezzo di uomo della ricerca dell'Emilia Romagna, quindi il CERMET, il QUASCO, il CITER, il DEMOSENTE, quindi quella che oggi si chiama rete IMEC dell'alta tecnologia meccanica, ho messo a disposizione un po' la mia conoscenza di libero professionista e di piccolo imprenditore metalmeccanico del territorio a favore, appunto, diciamo, delle desiderate dei membri della rete. La Retesa è particolare perché ha anche riconoscimento da parte del Ministero della Difesa, quindi noi abbiamo anche il patrocinio, e penso sia una rete unica ad avere questo tipo di patrocinio, della Generale Comandante dell'Arma dei Carabinieri Nazionale. E collaboriamo, perché è socio fondatore, con AFI, Associazione Forestale Italiana, e quindi il demanio forestale dello Stato, di conseguenza anche la divisione dell'Arma dei Carabinieri Forestali, Protezione Civile Nazionale, con addirittura anche dei collaboratori presenti in pianta stabile in questa sede operativa di Piano del Voglio, ad esempio di Protezione Civile di Rimini, per cui abbiamo anche collaborazioni con l'Ufficio delle Acque regionali per anche le problematiche del dissesto idrogeologico del territorio. Retesa ha messo dentro un'unità di ricerca, quindi è dotata di un acceleratore d'impresa che si chiama ESALab, ha una piattaforma informatica che si chiama, con Agenda 2021 e Orizzonte 2021, ESANET 21, ma la cosa importantissima per noi, ovviamente io come manager di rete, è che, avendo siglato accordi con Assoreti PMI, quindi un'associazione delle reti italiane, e ad esempio Fondazione Marco Biagi piuttosto che l'associazione Enzo Biagi, noi abbiamo sentito il desiderio, tutti i vari membri della rete e lo staff, di creare 12 percorsi formativi a carattere permanente denominati Dodecaedrum, Duodecimum Sigillum, e questi percorsi vengono gestiti da un tavolo di compositazione che si chiama ESAccademia. ESAccademia ha avuto un riconoscimento importantissimo da unisanpaolo.org, che è un'università internazionale con più sedi, ma ancor di più da Accademia Pontificia della Vita, perché i 2 percorsi principali sono la salute e il benessere dell'uomo e un'accademia umanistica che pone proprio la terra, quindi tutto il frutto dell'economia circolare a chilometro zero e della genuinità e della bioproduzione della terra al primo posto. Devo anche ringraziare in questo 2 ingegneri, nelle persone di Fiorenzo e Tiziano Meneghetti, perché sono nostri, tra virgolette, ambasciatori, ufficiali di collegamento con Diocesi di Bologna, quindi anche con Sua Eminenza il Cardinale Matteo Zuppi, e abbiamo aperto un dialogo in tavolo alternanza scuola-lavoro, e vorremmo anche aiutare le parrocchie e le diocesi, quindi anche Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna e di San Marino nella persona del Vescovo di Montefeltro, appunto, diciamo, distaccato in Curia Vescovile Sammarinese. Perché? Perché noi pensiamo che ci sia tanta voglia di fare da i cattolici alpini, Associazione Nazionale Alpini, che ovviamente ci appoggiano, quindi anche Arma degli Alpini, il CAI, il Club Alpino Italiano, ed emanazioni che riconoscono ESALab come acceleratore d'impresa,
Tra queste cito il CNR, molto importante, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il dottor Testa, commissario straordinario dell'Enea, e noi abbiamo aiutato la dottoressa Emma Marcegaglia a aprire il Parco dei Laghi, quindi Suviana, Brasimone e il Lago di Santa Maria come parco di test delle nuove energie, ma anche molto importante in un concetto pacifico, un dialogo che abbiamo aperto con l'ONU, l'UNICEF, la FAO e l'UNESCO e anche la NATO. Quindi ESALAB addirittura ha riconoscimento con numero di omologazione in senso di ovviamente ricerca per il benessere dell'uomo e tutela dell'ambiente della NATO, e quindi 27 paesi che in forze diciamo di pace come Nazioni Unite e in diciamo forze organizzative logistiche e scientifiche con i vari laboratori della NATO, noi siamo una sorta di avamposto per agevolare l'inserimento della ricerca. Questo cosa porta? Con la massima attenzione delle normative di Kyoto e della Carta dei diritti umani mondiale dell'ONU, ci ha portato a contattare Croce Rossa Internazionale di Ginevra, la quale ci ha appoggiato in presidenza di Regione Toscana e di Firenze, in quanto ritengono ovviamente Firenze epicentrico a livello continente europeo o area mediterranea. E abbiamo aperto in concertazione con Ginevra, Croce Rossa e con delegazione di Firenze, della Toscana, un ufficio in Piano del Voglio permanente che si chiama Progetti Speciali e Innovazioni. Questo perché dialogherà con la Regione Toscana e con la Regione Emilia-Romagna in sempre equidistanza. Piano del Voglio è un punto fortunato perché è dotato infrastrutturalmente parlando di due caselli, la vecchia Autostrada del Sole, oggi panoramica, col casello di Piano del Voglio, e il nuovo casello Badia, nella che si chiamava una volta in fase progettuale variante di valico o autocamionabile, e oggi ovviamente si chiama Autostrada Europea direttissima. Ma Piano del Voglio ha anche ovviamente appunto l'equidistanza di confine con la confinante Regione Toscana, per cui ci facilita i rapporti anche coi vicini della Regione Toscana. Per capire per questi territori, il nostro territorio, cosa per le realtà economiche, per le persone, ecco, tutto questo lavoro che fate, diciamo, come entrate in relazione con questi ambiti territoriali? Dunque, allora, noi abbiamo fatto un ciclo di conferenze spostato, diciamo, a livello proprio geoterritoriale, quindi a Monghidoro, a Castellon dei Pepoli, a Vergato, e abbiamo anche subito interpellato altri enti, perché ovviamente abbiamo una sorta di open source, quindi non è inclusiva, retesa, ma disponibilissima a collaborare in maniera costruttiva e partecipata. Quindi abbiamo subito diciamo, contattato l'assessore Matteo Lepore per la parte, diciamo, di competenza istituzionale, e quindi abbiamo anche con Extrabo diciamo, delle collaborazioni buone in Piazza Renzo. Per il rilancio turistico dell'Appennino abbiamo coinvolto Vivi Appennino Bolognese, che opera in particolare in Valle di Reno da Alto Reno Terme e le zone, diciamo, spostate dell'Appennino Modenese, e Appennino SLO nella persona del presidente Piero Baldassarri per quanto riguarda più il versante, diciamo, del Savena, dell'Idice e dell'Alto Mugello. Poi abbiamo siglato accordi con il presidente della comunità montana Mugello e Alto Mugello, e abbiamo presentato nei tavoli delle due regioni, ma anche in alcuni tavoli ministeriali, diciamo, i desideri, le desiderate di Retesa e dei tavoli proprio specifici, tematici. Esempio, abbiamo un tavolo legato alla valorizzazione della frutta antica, quindi dell'ortofrutta antica, consorzio Mela Rosa Romana, piuttosto altri elementi dei sentieri, quindi un dialogo ad esempio con Mater Dei, il sentiero mariano che da Santa Maria della Vita in Portatissimo a Bologna tocca tutti i diciamo le Beate Vergini dell'Appennino, i santuari mariani dell'Appennino, piuttosto che col CAI il sentiero degli dei e la via della lana della seta, o altre realtà che però hanno un unico comune denominatore, la valorizzazione delle emergenze e delle risorse che l'Appennino ha, esempio l'aria buona, l'acqua e la filiera ovviamente della foresta e delle selve, e abbiamo concertato con tutti gli attori mettendoli a conoscenza di quello che volevano fare prima di cominciare a cercare di farlo. La cosa molto bella è stata che ci stanno appoggiando un po' tutti.